Ciao a tutti, questo è un momento importante. Oggi infatti completiamo il sogno di Gianroberto, completando la nostra piattaforma Rousseau. La funzione Actimism l'aveva pensata proprio lui e noi in 2 anni siamo riusciti a realizzarla. E io sono davvero fiera e anche un po' emozionata di essere qui oggi ad annunciarla a tutti quanti voi. Activism vuole essere il passato, il presente ed il futuro del Movimento 5 Stelle, perché non è solo uno strumento che ci aiuterà giorno per giorno, ma è uno strumento che servirà anche a ricordare la nostra storia. Infatti questa è un'applicazione che raccoglie da una parte le storie, gli eventi, le battaglie più significative del movimento che hanno dato forma a quello che siamo oggi. Dall'altra invece consente a tutti di conoscere le iniziative future del Movimento 5 Stelle, sia quelle nazionali che quelle locali. Adesso voglio spiegarmi anche a cosa serve Activism. Con Activism potrete cercare gli eventi ufficiali in programma del Movimento 5 Stelle in base alla tipologia di evento, alla data o al luogo in cui sono previsti. Potrete partecipare e ricevere notizie aggiornate sulle agorà tematiche e sulle assemblee pubbliche locali, sui convegni, sui seminari, sui gazebo e anche su tutti i banchetti nella propria città, ma anche su eventi nazionali come Italia 5 Stelle, Villaggio Rousseau o il tour sul programma. Potrete scaricare il materiale informativo per informarsi e per promuovere le attività sul proprio territorio. E come vi ho detto prima, Activism è anche memoria. Vi permetterà infatti di ricordare e condividere gli eventi e le battaglie più importanti del Movimento 5 Stelle e che oggi appartengono alla nostra storia. La funzione memoria prevede 6 categorie. Ci sono i tour e gli eventi tematici, come ad esempio il tour Io dico no, con cui abbiamo vinto il referendum, ce lo ricordiamo tutti. Poi ci sono i raduni e i grandi eventi a partire da Italia 5 Stelle, le nostre battaglie come quella sull'acqua pubblica, il programma e le ricerche con approfondimento sui temi, le origini con gli interventi più importanti sia di Gianroberto che di Beppe, e poi ci sono le principali iniziative portate avanti all'interno delle istituzioni. C'è poi la funzione che si chiama iniziative future, che serve a programmare e a organizzare le attività di tutti noi. Pure questa è divisa in categorie, ci saranno le agorà, le assemblee, i convegni e via dicendo. E avremo poi un'altra novità. Vi metteremo a disposizione tutti i materiali che vi possono servire per il banchetto, come ad esempio la campagna elettorale o per un referendum, e tutto questo lo troverete su Activism. Questo è davvero un momento molto importante e sono fiera di poter concludere un percorso che avevamo iniziato con Gianroberto 2 anni fa. Adesso tocca a noi, continuiamo a scrivere tutti insieme la nostra storia.